Giovanni Caturano, la presentazione di Giovanni Top. Ti dico solamente che io, quando ero più giovane, nel mio quartiere ero campione di Marzianetti, che è il videogioco. Giovanni Caturano e Spin Vector, lo illustriamo. Grazie. Salve a tutti. Un trigger, fantastico. Quindi ho anche delle slide, suppongo. Se si possono vedere. Ora che il tempo corre. Va bene, allora io comincio senza slide, tanto non fa niente. Tre ragazzi anni 90 partono dall'Italia perché non trovano investimenti. Allora non si usava ogni volta che si partiva a scrivere articoli ai giornali sulla fuga dei cervelli, cioè siamo semplicemente andati per fare videogiochi. Erano questi qua. E abbiamo deciso di farlo in Francia semplicemente perché lì abbiamo trovato i fondi. Poi siamo tornati in Italia a reinvestirli. Il primo gioco ha fatto più di 1 milione di copie, parliamo di CD all'epoca, quindi non di download. Ora, quando parliamo di videogiochi si pensa sempre ai giochini. Abbiamo vinto circa $500,000 di dollari soltanto in premi da Samsung, da Nokia, da Intel e una serie di altre cose. Questi sono alcuni dei nostri clienti e partner. Vedete Treccani, per esempio. Che c'entra Treccani con i videogiochi? Videogiochi, no, perché Treccani? Eppure Treccani sta uscita 3 giorni fa con un videogioco fatto da noi. Eppure spesso li sentiamo chiamare giochini. Ieri, parlando con mia sorella, dicevo: che cosa devo dire agli ingegneri? Lei mi ha detto: niente, gli ingegneri sanno già tutto, sanno come risolvere qualsiasi problema. Bene, intanto i giochini sono il 90% dell'App Store. Quindi su 50 miliardi di dollari, che è più o meno la stima che vale il mercato dell'App Store, il 90% sono giochi. Se non ci fossero i giochi potrebbe anche chiudere. E seconda cosa, i giochini fanno una cosa molto interessante, cioè sono esattamente il paradigma opposto a quello dell'ingegnere. Noi, che facciamo giochi, invece di risolvere i problemi, creiamo problemi. Che fa il giocatore? Il giocatore ci paga per avere dei problemi da risolvere, li risolve lui. È l'unico tipo di software che non risolve problemi. Voi usate un CAD, per esempio, o un software di calcolo ingegneristico per risolvere un problema. A voi interessa soltanto trovare la soluzione del problema, non ravanare con l'interfaccia. Eppure, quello che fanno i videogiochi è esattamente il contrario. Non hai un problema, non ti svegli la mattina dicendo: ehi, stamattina voglio usare un po' Excel. È improbabile, no? Invece il giocatore si sveglia la mattina e dice: ma voglio farmi un paio d'ore di videogioco. E che farà in quel tempo? Risolverà problemi. Il gioco gli porrà dei problemi e il giocatore li risolverà e imparerà come risolverli e applicherà quello che ha imparato per risolvere nuovi problemi, poi metterà insieme quello che ha imparato prima e lo applicherà di nuovo. Questa cosa è di una potenza devastante. Non soltanto è un mercato dell'intrattenimento, ma si può applicare a una marea di altre cose. Noi abbiamo alcuni milioni di giocatori, abbiamo un'altissima conversione da gratuito a pagamento grazie a chi gioca e giocatori che giocano tutti i giorni. Quanto è potente tutto questo? Molto. E per esempio noi lo stiamo applicando in altri campi come gli ambienti immersivi e in particolare la realtà aumentata. Non vi racconto tutto quello che facciamo oltre ai videogiochi, ma vi faccio vedere un esempio, qualche immagine. Vedete questa persona che sta in una stanza verde? Questa persona sta in realtà agitando una fiaccola su una strada di una Pompei ricostruita. Nella nostra sala, che chiamiamo suggestivamente, anche se non correttamente, sala ologrammi, si può camminare nelle strade di Pompei. Oppure si può incontrare un dinosauro e spaventarsi. E la persona, dal suo punto di vista, vede le proprie mani, non perde il contatto con se stessa, non stiamo parlando di realtà virtuale, si
si vedono le altre persone, si mantiene il contatto con la propria fisicità. Questa cosa che abbiamo pensato applicando un motore di videogiochi, cioè software che fa 3D in tempo reale, all'interazione naturale e pensata per il divertimento, adesso la stiamo cominciando a utilizzare per la divulgazione scientifica, per i simulatori, per il training, che sono cose importantissime e tutte cose che sollecitano sicuramente la mente di un ingegnere. Tutto questo grazie all'idea di un concetto fondamentale, e cioè che apprendimento e divertimento sono due facce della stessa medaglia. Il divertimento e il gioco è lo strumento che l'evoluzione ha selezionato per far imparare. I gatti non vanno a scuola, imparano giocando. Siamo noi che a volte dimentichiamo quanto è la stessa cosa, così come a volte tendiamo a fare una differenza tra reale e virtuale che non esiste, perché reale e virtuale sono uno il contenitore dell'altro. L'ambito virtuale e l'ambito digitale fanno parte, insieme al materiale, della nostra realtà quotidiana, e questo è il mondo digitale con cui noi ci stiamo confrontando. Questo è un esempio di prodotto commerciale che noi stiamo sviluppando, destinato al mass market, lo stiamo facendo insieme a Intel e ad Oculus, e che rappresenterà nel 2016-2017 un importante veicolo per la nostra azienda e per le persone che ci lavorano dentro. Quindi partire dal divertimento, partire dal gioco, applicare la tecnologia e ovviamente tantissima ingegneria, farci lavorare molti ragazzi, anche con partner internazionali come Intel, Nvidia, Oculus, e arrivare a un tipo di risultati destinati a un mondo diverso da quello che c'era 5 anni fa, ma che è sicuramente quello che ci interessa nei prossimi anni. Questi sono i miei contatti, se mi volete...